tutti i nostri Pokémon. Per l'occasione ci siamo messi anche i cappelli invernali, che non possono mancare, giustamente. Non è che inizia il prezzo e noi ci togliamo il cappello. Potrebbe volare durante il video. Abbiamo anche quelli invernali. C'è parecchio vento, secondo me mi volerà mentre giochiamo. Però vabbè, dai. Speriamo di no. Ci dobbiamo arrangiare. Allora, giriamo alla sinistra. Ah, dove stiamo? Qua. Okay. Allora, sì, dimmi. Io non riesco a vedere bene il tuo schermo, quindi mi devi tenere aggiornato e dirmi cosa andremo a fare. Vai alla sinistra? Dov'è? Qua. Ok. Ok, allora, prima di tutto attivo il fortunuovo, perché sì, ovviamente giustamente, l'obiettivo giustamente è fare tanta exp e allo stesso tempo evolvere gente, quindi quella è la cosa evolvere principale. Evolvere gente? Sì, Pokémon. Gente, okay. Pokémon, dai, sono la uguali. Stessa cosa, certo. Sempre come esseri viventi sono. Bravissima, mi è capito subito. Allora, e da cosa vuoi iniziare? Qualcosa di bellissimo o qualcosa di entusiasmante solo per la potenza? Potenza? Sì. Proprio cattiva oggi. Certo, sì. Ti sei svegliata con una stato d'animo frizzantina. Ok, e allora ti propongo un Machok che parte da 1066. Bello. Ok. Questo spero che si evolva in qualcosa di veramente, veramente forte. Dovrebbe, dai. Dovrebbe. Allora, certo, voglio evolvere. Stiamo andando nella zona più trafficata della città. Questa volta non è mattina, è la prima volta che registriamo un Pokémon Go non di mattina e pagheremo esatto, le conseguenze sera, della gente. Siamo infatti pienissimo di persone e oltretutto non abbiamo trovato neanche un posto dove sederci, anche perché le evoluzioni le avremmo potute fare da seduti, giustamente. Esatto. E invece tutto pieno dappertutto. E quindi cammineremo per 30 minuti. Guarda, 1600. Non male. Carino. Sì. Lo facciamo anche valutare perché sono curioso in questi casi, anche se tanto non ce ne frega molto perché abbiamo Pokémon più potenti. Allora, non avrà grande successo nelle lotte. Grazie. Poi io ti direi. Vai, adesso scegliene uno tu, vai, ti lascio il permesso. Growlithe. Parte da 820. Va bene. Questo va diventerà bene. Fortissimo. Ok? Vediamo. Growlithe da 820 diventa un 1780. Ok, vediamo se c'ha azzecchi. Preciso, vediamo proprio sull'uno, te lo dico. Non sarà così. Dai, forza. Però le hanno rallentate le animazioni. Anche secondo 1900. Più di quanto ti aspettassi, bello. Sì, sì. Guarda che cosa bellissima però che ti faccio. Ah, questo lo voglio vedere. Okay. No, non dovevi farmi vedere. Ah, sì, per il Pokédex, giusto? Sì. Davvero non ce l'abbiamo. Avevamo fatto Nidoqueen. Ti ricordi? Ah, sì. Questo è Nidoking. Non abbiamo mai fatto l'altro, in effetti. Esatto. Sì, hai ragione. Meno male che ti sei ricordata. E infatti mi ricordavo una terza evoluzione, ma non ricordavo quale dei due, in effetti. Però... Che figo che è! Fammi vedere. È bellissimo. Che questo è figo. Guardalo. Sì, è bellissimo. E infatti, nuovo Pokémon per il Pokédex. Abbiamo completato questa striscia, hai visto? Tutte sì, 8. Sì, mica male. 1326, ma fanno un po' schifo. Però almeno sono grandi, per il Pokédex giganti, fanno scena, però poi sono scarsi. Però per il Pokédex è stato utile, sì. Quindi perfetto, perfetto. Allora, facciamo qualche altra cosa per il Pokédex, tipo Goldin. Non neanche mi ricordo più come diventa tu. Manco io. Da sinceramente talmente... sì. Era una zona senza persone. Oh, bella. Che cosa bella. Rimani qua ferma. Okay. Adesso conteremo quando riguarderemo il video tutte le persone che ci hanno guardato male. Ok, perché ogni secondo volta... me oggi... Che bellino volta... che è. Ma te lo ricordavi così tu? No, questo? Non me lo ricordavo. Ma proprio minimamente. Sarà che è un Pokémon che ho sempre reputato inutile, l'ho sempre lasciato perdere. Sì, nel gioco normale lo prendiamo. Esatto. Seeking, 1139 per di più. Guarda che è salito tantissimo, partiva da... È bello. 500. Ma bello però, scherzi, è tantissimo. Un Pokémon da qua sopra i 1100. Oltretutto un nuovo Pokémon per il Pokédex. Esatto. Altra cosa, quindi buonissimo. Esatto. Davvero? Sì. È arrivato il momento, me lo sì. dici così? Sì. È arrivato il suo momento. Sei pronta? Sì. Per di più da sì. 482 parte, guarda, io non so quanto ci abbiamo messo a trovarne uno così potente. Non però... ne troviamo mai proprio, mai. Oh, vai. Che bello. Charmeleon. Che bello. Da Charizard siamo ancora lontani 10 vite. È noi. La prima evoluzione di un Pokémon starter. Guardalo. Non abbiamo mai fatto uno. Oh, che carino, io lo adoro in tutte le sue forme, Charmander, è bellissimo. Bisogna dire però che Charmeleon è la più brutta. Non è vero, siamo sinceri. No, a me piace un sacco anche Charmeleon, ti dico la verità, mi piace un sacco. Non dico che sia brutto, però non è neanche bellissimo. 817. Non credo sia male. Però quante ne abbiamo di Geodude? Che ogni volta ci chiedono, ma perché non vi fermate a prendere Geodude? 240 caramelle. Esatto, lo troviamo come se fosse un Rattata, quindi per quello poi siamo stanchi anche di catturarlo in continuazione. Però quando diventa Golem siamo tutti d'accordo che è una figata, cioè. Beh, almeno la facciamo vedere. Questo dato è l'episodio che... delle mega evoluzioni, perché abbiamo Nidoking, Golem, Machoke,
E forse basta. No, vabbè, anche il Rapidash è bello grande, Arcanine è grande, sono tutti giganti. L'episodio delle evoluzioni giganti, chiamiamolo esatto. Così. Più che mille... mega evoluzioni, chiamiamole evoluzioni. Mega gigante. Evoluzioni, anche se poi nel gioco è diventata un'altra esatto, cosa. No, esatto, quello che ti volevo dire. Poi nel gioco è un'altra cosa la non mega mi interessa, evoluzione. Mi piace più come parola. 1256, partita da 700. Fa un po' schifo. Dai, Golem, potevi fare di meglio. Un Rhyhorn, giusto per mettere un'altra cosa enorme. Sono tutti almeno cose... stiamo a tema, tutti gigantissimi. Lo stavo tutti per trasferire per sbaglio, mi sono confuso. Oh no. No, sarebbe no. Stato terribile. Non so cosa stavo pensando e ho cliccato trasferisci. Alle caramelle. Però avendoli messi sì, è vero, dobbiamo comprarci le caramelle sì, a perché video. Allora, come siamo arrivati? Praticamente arrivando in questa zona abbiamo visto un negozio di caramelle, di quelle buonissime. Sì. Ce le avete presenti? Quelle sfuse fantastiche. Magari esiste anche da altre parti Pacini, non lo so. Sì, si chiama Pacini il negozio. Penso che esista in tutta Italia, sinceramente. Però... non credo che sia un negozio di qua, non lo so. Credo anche io. E quindi come l'abbiamo visto, abbiamo detto come finiamo il video andiamo a comprare le caramelle. Metteremo la foto su Instagram, okay? Anche di quello. Ormai l'Instagram con sta diventando... Con tu che ti fai il bagno di caramelle. L'Instagram sta diventando l'Instagram dei dolci, non vorrei del dire. Del cibo in generale, del cibo sì. Perché pubblichiamo solo quello. Siamo dei mangioni, comunque. Andiamo avanti. Allora, abbiamo da fare un altro Growlithe, che però ci lasciamo per dopo perché tanto ormai ne abbiamo già visto uno. Questo dish è davvero interessante perché parte da 640, io credo che sia non è male. Difficile trovarlo più forte di così, quindi mi aspetto un Gloom davvero potente, lo sai? Che poi si può evolvere ulteriormente, però lo vabbè, so, 100 lo so, caramelle lo so. Io non credo che le troveremo facilmente, che bellina. Con questa bavetta, sembra io quando dormo. L'avevamo anche già è vero. Detto, però è vero, sembri tu mi quando... Mi assomiglia talmente tanto. Ecco, bisogna ripeterlo sempre. 944, 32 di 100 comunque, dai. Magari per la terza evoluzione probabilmente diventa qualcosa sì. Di forte, sì, non sì, è male. Io avevo provato a metterlo sulla fiducia perché ne mancavano solo 5 ma non le abbiamo trovate. Però possiamo fare Bellsprout. Che non è per il Pokédex, perché ti ricordi che l'avevamo trovato una volta. Lo so, di questo mi ricordo. Però diventa forte. Quanto ci stai dando? 943, non è male, anche perché d'erba. Speravo sul 1000 invece. Però, no. Però vabbè, invece va bene anche così, fidati di me. Ok, Gastly, vai. Da 429, perché ce l'ha capitato dall'uovo abbastanza vai, potente l'ultima vai, non volta. Vedo l'ora lui, non vedo l'ora. Gastly diventava Hunter? Credo di sì. Giusto? Credo non vorrei di dire sì. Una scemenza colossale proprio che rimane... Nel caso tagliamo. Ok. Taglio. Hunter? Regia. Ok, meno male. Siamo esperti, no? Non è la linguaccia? Che carina. Era riferita a te. Lo so. Prendendo mi stava in giro. Salutando. No, mi stava salutando. Guarda stava qua salutando. Quanto siamo messi male comunque. Allora abbiamo Weedle che potrà far ridere a tutti. Ma in questa città non c'è un punto solo dove si trova. Noi lo troviamo solo dalle uova. Vero. Ed è la prima volta che lo evolviamo. Quindi per il Pokédex almeno non è interessante da vedere. Fa ridere da dire ma così. È tristissima questa cosa. Vabbè, che ti devo dire. Wow, un Kabuto. Che bello. Sono emozionata. Ma non la vedi l'emozione nella mia faccia? Bellissimo. E guardate, non stavamo scherzando. Ho registrato nel Pokédex. In questa zona siamo messi malissimo. Poi 12 di 50. Lei non è neanche impossibile, a sono di caramelle prima o poi ce no, la facciamo. Infatti. Dopodiché per il Pokédex mi sa che ne abbiamo soltanto un altro che è Krabby, che almeno questo secondo è vero, me anche è bellino. Lui mai evoluto, anche lui mai evoluto. Ne abbiamo mai trovato evoluto. Tanti nell'ultimo periodo perché siamo andati nelle zone dove si trovavano Pokémon di mare, quindi ce la siamo fatti un po' più in fretta. E con questo secondo me lo sai che siamo tipo a 90, 98 Pokémon forse nel Pokédex. Vediamo bene, poi, vediamo quando... Lui rimane quasi uguale comunque. Sì. L'hanno fatto benissimo qua dentro, perché di solito è brutto da vedere, invece qua l'hanno fatto davvero sì, bene. Sì, l'ho fatto bene. L'ho e fatto guarda, davvero nuovo bene. Per il Pokédex, anche lui ne abbiamo fatto tantissimi oggi. Oggi sì. Caccia oggi grossa sì. Di evoluzioni. No, oggi 1224. Evoluzione grossa. No, è terribile. Non ci sta bene. Allora, davvero? Non l'avrei mai detto. Non mi viene in mente nulla. Proponete un hashtag. Ok, sto controllando se c'è qualcos'altro di interessante. No, attenta, attenta. No, mi stai facendo incastrarci un palo. Ok, non l'avevi visto. Vai. Vedi che tanto dovevo andare qua. No, ma perché io non volevo andare qua, volevo andare lì.
Abbiamo finito. Finalmente! Credo di essermi quasi addormentato mentre li facevamo. Abbiamo sfruttato, credo, 26 minuti di 30, una roba del genere. Quindi buonissimo, ne abbiamo sfruttato davvero tanto. Sì, sto controllando che sia tutto ok mentre sto guardando. Il più potente è 1900. Ok. Ne abbiamo una cosa come 10 sopra i 1000. Che mica male. Direi è tantissimo. Allora, per quelli c'è che avrete... Vento. Quelli che avrete che non abbiamo evolute perché sono finite le caramelle e non sono bastate, ci tengo a chiarirlo. Ok, pronta per l'expo? Sì, vai. Sì. Fammi vedere. Ok, non ci interessa. Medaglia, brava. Ah, comunque 100. Altro che non fatti. Ci interessa, sì. Ne abbiamo fatti. Expo 47.000. Wow, bello. Ok, buono, sì. buono. Vuoi buono. Vedere quanto siamo della barra? Voglio vedere bene. Vai, proprio vedere sì, bene. Sì, Fortunuovo ne mancavano 4 minuti. Abbiamo fatto vabbè. 26 minuti di evoluzioni. 70.000 su 125.000. L'esperienza sta diventando un qualcosa di insano ormai. Nah. Diventa davvero tantissimo. Però vediamo il Pokédex. Siamo a più della metà, che non è malissimo. Ah, proprio giusti, giusti. 100. Tondi, tondi, tondi. Tondi. Guarda questa zona, come abbiamo fatto bene. Bello. Anche questa non è per niente male. Guarda, guarda, guarda. Inizia a essere bello pienotto. Qua abbiamo molto buco. E poi ovviamente nella zona finale dove c'è un sacco di roba rara. Uè. E quindi scusi, vai da. Aspetti. Olè. Grazie. Stava cadendo la sciarpa. Com'era molto di importante. Sicuro abbiamo un altro EV da fare, che comunque non sarà troppo difficile da evolvere prossimamente. Poi il resto, boh, piano piano, dai. Chissà piano se, piano chissà piano se lo finiremo mai. Guarda, perché inizio ad avere io inizio ad avere dei dubbi e penso che non lo finiremo mai. Infatti ma... ce ne mancano 47, cioè un terzo. Esatto, ancora. Io continuo a sperare che prima o poi riusciremo a trovare un sacco di Pokémon fighissimi in giro e quindi a completarlo all'improvviso, dici? No, vabbè, magari avere un po' più fortuna quando andiamo in giro, tutte queste cose. Spero che vada un po' meglio. Andiamo comunque, a comprarci le caramelle. 100 non è male, lo voglio dire, questo 100 non è male. È un buon traguardo, anche bene. Perché è stato sudato in 2 mesi e mezzo, quindi... Sì, esatto, quindi diciamo che non è stato per niente semplice, insomma. Ok, comunque ragazzi, ci fermiamo così per questo video. Prossimo video, questo avevamo promesso le evoluzioni, il prossimo sì, sarà esatto. appunto di sicuro al Poetto, perché cerchiamo di portare avanti ancora un po' il Pokédex e di vedere se troviamo qualche altro bel Pokémon raro. Dopodiché vedremo un pochettino dove andare. Magari faremo un video con 3-4 Pokéstop attivi per divertirci un po' a catturare per mezz'ora tantissimi Pokémon e vedere cosa capita. Ci vediamo così ragazzi e ci vediamo domani. Ciao ciao, ciao.